Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo spazio della parola a Francesco ai Giovani. E proseguiamo con questo approfondimento proprio che vede protagonista proprio questo nostro spazio delle catechesi del Papa. Oggi Papa Francesco ha proseguito con le catechesi sullo zelo apostolico, l'evangelizzazione, e dopo la figura di Paolo oggi ha approfondito in modo particolare, non una figura in modo speciale, dettagliato, ma ha parlato dei martiri. Ha messo proprio in evidenza il senso del martirio. Dopo la generazione degli apostoli, afferma il Papa, sono stati loro i martiri per eccellenza, i testimoni del Vangelo. I martiri però non vanno visti come eroi che hanno agito individualmente, come fiori spuntati in un deserto, ha affermato il Papa, ma i martiri sono i frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore che è la Chiesa. Ascoltiamo le parole del Papa. La parola martirio deriva dal greco martiria, che significa proprio testimonianza. Cioè, un martire è un testimone, è uno che dà testimonianza, fino a versare il sangue. Tuttavia, ben presto nella Chiesa si è usata la parola martire per indicare chi dava testimonio fino all'effusione di sangue. Cioè, la testimonianza può essere la di tutti i giorni, è un martire, ma si è usato dopo per quello che dà il sangue, che dà la vita. I martiri però non vanno visti come eroi che hanno agito individualmente, come fiori spuntanti in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore che è la Chiesa. In particolare i cristiani, partecipando assiduamente alla celebrazione dell'Eucaristia, erano condotti dallo Spirito a impostare la loro vita sulla base di quel mistero di amore, cioè sul fatto che il Signore Gesù aveva dato la sua vita per loro e dunque anche loro potevano e dovevano dare la vita per Lui e per i fratelli. Dare la vita per i fratelli, dare la vita per coloro che il Signore ci affida nella forza dello Spirito Santo e ci indica come fratelli. E oggi qui con me ho dei fratelli speciali. Benvenuti intanto. Grazie per aver accettato questo invito, un po' improvvisato, fra Gino e fra Sajan, sì, dal Kerala. Sì, magari se possiamo vedere un po' dalla regia dove si trova il Kerala, proprio è uno stato dell'India, sì, al sud dell'India, sud, no? Dell'India. Ecco, possiamo vedere proprio in questa immagine. Ecco, questi nostri fratelli vengono da così lontano. In questi giorni, ultimamente, state proprio offrendo il vostro servizio nel santuario qui di San Pio, no? Nella nostra, insomma, nel nostro convento. E poi c'è anche con noi qui Don Michele Tambellini. Benvenuto, Don Michele. Giovanissimo sacerdote da quanto? Qualche pochi mesi? Da ottobre. Sì, sì. Da ottobre. Sì. Benvenuto, Don Michele. Grazie. Anche tu sei in questi giorni qui per prestare un po', sì, il tuo servizio in santuario, ma anche per riposarti, sì, all'ombra di preghiera e di riposo. Della santità di San Pio. Ecco, intanto io con voi davvero vorrei fare proprio due chiacchiere su quanto il Papa oggi ci ha detto. Intanto io guardando voi, no, frati giovanissimi, che avete avuto davvero questo coraggio, no, di lasciare per un attimo la vostra terra, l'India così lontana, e siete qui in Europa, in Italia. Anche voi siete testimoni, no? I martiri sono i testimoni, ha detto il Papa. Però ha detto anche che i martiri non sono eroi, non spuntano così all'improvviso. Prima di tutto voi vi sentite eroi? Sajan, ti senti un eroe? Io direi la mia testimonianza come un frutto che ho ricevuto dalla Chiesa, anche la preghiera dei miei genitori, anche l'ordine cappuccina mi ha offerto la formazione. Poi, da quanti anni sei sacerdote? Da 10 anni sono sacerdote. E secondo te, per ecco, questa testimonianza di cui parla il Papa, questa martiria, no? Essere martiri,
Che cosa significa per un uomo di Dio arrivare sino al punto da mostrare tutto il suo amore per Dio, fino al punto da donare, contraccambiare questo dono al Signore? Ci hai mai pensato a questo? Hai mai pensato che anche nella tua vita ci potrebbe essere questo rischio bello, no? Rischio grande? Per me, essendo qui come un frate cappuccino, io darei la testimonianza. Ogni giorno c'è in qualche modo di martirio, diciamo martirio bianco, qualche modo di difficoltà per inculturarsi in questa cultura, anche per morire il mio un po' a se stessi, no? Sì, se stesso. È stato difficile per te abituarti un po' a lasciare le abitudini dell'India, del tuo paese, e prendere queste nuove abitudini? Qual è stata la difficoltà più grande che hai provato un po' in questa inculturazione? Sì, la difficoltà sarebbe questa di un'altra lingua, certo, imparare la lingua diciamo un mezzo importante per conoscere le persone. Poi il modo di della comunicazione, anche il modo di rapportarsi, tutto, quindi ogni giorno per me è un apprendimento. Intanto, ecco, proseguiamo proprio con l'ascolto insieme di quello che ci ha detto il Papa, perché a un certo punto il Papa parla di un dinamismo che esiste nell'essere martire, cioè non è cosa da tutti essere martire, ma c'è una sorta di dinamica spirituale che anima il martire, ed è questo bisogno proprio interiore di contraccambiare al grande dono che tutti quanti noi abbiamo ricevuto in questa vita che Cristo ha donato per noi, morendo sulla croce per noi. Ascoltiamo. Fratelli, una grande generosità è il cammino di testimonianza cristiana. Sant'Agostino sottolinea spesso questa dinamica di gratitudine e di gratuito contraccambio di dono. Ecco ad esempio ciò che egli predicava in occasione della festa di San Lorenzo: come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Così Sant'Agostino spiegava il dinamismo spirituale che animava i martiri. Con queste parole, no? I martiri amano Cristo nella sua vita e lo imitano nella sua morte. Don Michele, bella questa espressione del Papa. I martiri imitano Cristo e lo amano nella loro vita, ma poi nella sua morte lo imitano. Imitare Cristo non solo nella vita, ma soprattutto nella morte. Quasi come se mancasse quel pezzetto, non sarebbe una vera e propria imitazione, no? Tu che ne pensi? Qualche parola in più, magari? Sì, certo. È molto provocante anche quello che il Papa ha detto, perché anche nella vita di un giovane prete, ma nella vita di un cristiano, comunque, è molto semplice dire voglio imitare Gesù, ma imitare Gesù è bello anche quando si imita appieno la vita di Gesù, quindi è imitarlo quando faceva del bene, ma imitarlo anche nei momenti di dolore, nelle piccole o grandi croci quotidiane. E questo lo ripeto anche spesso alla mia vita, dove sto muovendo i piccoli primi passi da prete, ma quando ho vissuto anche i grandi cambiamenti della mia vita, i passaggi durante il seminario. E anche nelle piccole sofferenze o grandi nella vita di ciascuno di noi, no? Guardare al crocifisso, anche lo stesso Padre Pio ci insegna sempre, no? Sotto la croce si impara ad amare, diceva Padre Pio, ed è proprio così, cioè sotto la croce significa stare anche nelle croci, saper abitare quelle croci che forse fanno male, forse ti mettono con le spalle a muro, però hai una certezza che lì su quella croce, su quel legno, in quella situazione dolorosa non sei solo, e c'è Cristo, c'è Gesù che ti sorregge forse, ma soprattutto ti guarda, ti parla. E quell'oggi sarai con me nel paradiso, detto al ladrone, che poi chiamiamo buono, ma comunque sempre ladrone era, perché se stava lì, certo, un problemino ci deve essere stato.
Però forse lo dice anche a noi, lo dice anche alla nostra vita, a quella situazione, oggi sarai con me, oggi sei con me, cioè non temere, è quel non temere che anche nella scrittura si dice che c'è 365 volte, quindi ogni giorno dell'anno, ogni mattina, che bello svegliarsi, non temere. E questo è bello, soprattutto per un giovane prete come me, ma soprattutto anche per chi muove i primi passi in tante situazioni, no? Penso ai giovani nei primi passi nell'università o in un cambio scuola. Ecco, non temere. E sapere abitare e stare anche nelle sofferenze quotidiane, questo è importante, perché non siamo nella famiglia del mulino bianco, no? Siamo attaccati con i piedi per terra, e stare attaccati con i piedi per terra significa a volte incrociare anche, scusate il gioco di parole, delle piccole o grandi croci che dobbiamo vivere, dobbiamo saper portare, sapendo però di non stare soli, di avere sempre compagni di viaggio. Il primo compagno di viaggio è Gesù stesso. Grazie. Grazie di cuore per questa tua testimonianza, ecco, è il caso di dire. E il tempo scorre veloce, diamo spazio alla pubblicità e ci ritroviamo subito dopo. Proseguiamo nell'ascolto di quello che ci ha detto il Papa oggi. Col martirio il discepolo è reso simile al Maestro, diventa simile a lui nell'effusione del sangue, è stimato dalla Chiesa come un dono insigne e suprema prova di carità. Ascoltiamo. Oggi, cari fratelli e sorelle, ricordiamo tutti i martiri che hanno accompagnato la vita della Chiesa. Essi, come ho già detto tante volte, sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli. Oggi sono tanti martiri nella Chiesa, tanti, perché per confessare la fede cristiana sono cacciati via dalle società o vanno in carcere. Sono tanti. Il Concilio Vaticano II ci ricorda che il martirio con il quale il discepolo è reso simile al suo maestro, che liberamente accetta la morte per la salute del mondo e col quale diventa simile a lui nella effusione del sangue, questo discepolo è stimato dalla Chiesa come dono insigne e suprema probabilità. Un'occasione grande di amore, suprema, che arriva fino al perdono dei propri aguzzini. Tu sei sacerdote della diocesi di Lucca, però è come se in questo momento fossi stato donato, no? Temporaneamente alla chiesa di Reggio Calabria. Il Papa ha parlato proprio del martirio come un dono insigne, una suprema prova di carità. Lo è anche per te questa occasione che tu hai davvero di poter amare, ecco, anche dei fratelli che non conoscevi, fratelli di una terra anche lontana dalla tua? Sì. Una terra lontana, però una terra che da diverso tempo ho imparato ad amare. E devo dire anche che più che ho imparato ad amare, loro mi hanno amato per primo. Cioè, e ho sentito forte questo amore, questo dono che loro hanno fatto alla mia vita. Io dico sempre, io qui sono per voi, ma voi siete per me, cioè io senza di voi non sarei niente, anche il mio sacerdozio sarebbe quasi sterile, oserei dire, no? Forse è una parola forte, sterile. Però spesso lo dico ai ragazzi, lo dico alle famiglie, lo dico alle persone sole, anche alle stesse persone anziane, dalle quali imparo tantissimo. Cioè senza di voi il mio sacerdozio sarebbe sterile, perché io sono qui donato per voi. E qui con voi dobbiamo camminare insieme. E questa è la testimonianza, no? Perché appunto il martirio è proprio testimonianza. Che cosa testimonio in mezzo a voi? Me lo chiedo tante volte, anche soprattutto quando vedo persone sole, persone ammalate, persone con qualche prova, con qualche croce troppo pesante forse. E io mi domando come posso testimoniare il mio essere prete, giovane, il mio sacerdozio, ma semplicemente, se vogliamo anche scendere forse più terra a terra, posso testimoniare il mio essere cristiano, amico di Gesù, con queste persone. Tu spesso ripeti, no, anche prete giovane, giovane lo sei. Il fatto di essere giovane, pensi sia una carta vincente che ti avvicina, o potrebbe essere magari la mancanza di esperienza ad impedirti ad entrare, ecco, in questa empatia, in questo dono? Come la vedi la tua giovinezza? Allora, qui dobbiamo... sì, hai ragione, Padre Pasquale, no? Cioè, a volte
Questa domanda me la pongo sempre, anche nelle mie riflessioni personali, perché l'essere giovane, e quindi prete giovane, gioca a mio favore tante volte, spesso e volentieri. Altre volte forse mi chiedo, sono incapace di, soprattutto non svelo niente, cioè nelle confessioni, quando veramente tante persone ti vengono ad affidare situazioni molte pesanti, grandi, io dico ma sono giovane, l'inesperienza, e lì proprio sento il tocco della mano di Dio, no? Che viene e mi aiuta proprio. E spesso, e questo soprattutto anche tanti tuoi confratelli, frati che ci conoscono, che mi conoscono, ecco, che ci conosciamo, io dico sempre, chiedo sempre aiuto di Padre Pio, soprattutto quando mi siedo e confesso, perché lui è stato maestro in questo, passava ore nel confessionale. Certo. Però dico, io forse sono inesperto, sono troppo giovane per dare quel tocco di parola che forse può essere una carezza sulla ferita di quella persona, in quella storia, in quella situazione. Ma qui devo dire, devo ringraziare veramente lo Spirito Santo, perché veramente mi dona sempre quella parola giusta, quel tocco giusto da donare al momento giusto. È chiaro che dall'altra parte l'essere giovane fa sì che tante persone vengono, si confrontino e abbiano anche quella, tra virgolette, se si può dire, libertà di poter parlare forse in maniera anche più sciolta, più così, certo, leggera, ecco, diciamo, dai. Mentre tu parlavi, ecco, andavano in onda delle immagini che si riferiscono un po' a dei momenti salienti, importanti, sì, anche della tua vita. Sì, sì, sì. Questo che stiamo vedendo in questo momento è proprio l'ordinazione sacerdotale. Questa è l'ordinazione sacerdotale, sì. Poco fa è passata l'immagine dell'imposizione delle mani. Questa è proprio l'immagine al termine della celebrazione. L'imposizione delle mani è stato un momento per me forte, anche emotivamente, tant'è che i miei compagni di seminario, insomma, mi hanno un po' anche riso, no? Perché sono proprio scoppiato a piangere e non riuscivo più a fermarmi quasi, ecco, perché ho sentito veramente l'accoglienza quasi, no? Perché tale è l'imposizione delle mani, no? Il dono dello Spirito, ma è il presbiterio, la famiglia che ti accoglie, ecco, all'interno della famiglia sacerdotale, se vogliamo chiamarla così, ecco. E ho sentito proprio questa accoglienza che poi si è concretizzata nell'abbraccio di pace. Però ecco, in quel momento proprio mi sentivo rivestito dello Spirito, che veniva effuso su di me dalle mani di tanti confratelli che hanno toccato tante realtà, tante situazioni, e quelle mani che forse hanno benedetto, cioè come le stesse mani di Gesù, no? Che passando risanava e toccava, sono le stesse mani di tanti confratelli che hanno toccato, risanato, e che in quel momento toccavano la mia testa e cercavano di donare lo Spirito. Ecco, questo è, per me è stato molto forte, un momento. Nel tuo apostolato, ecco, sicuramente hanno un ruolo importante i giovani. Sì. Ci andrai alla GMG prima di tutto? Allora, io spero proprio di andare, impegni pastorali permettendo, ecco, sto facendo, ecco, di tutto per poter partecipare. C'ho un nutrito gruppo che si sta preparando, di ragazzi che si stanno preparando ad andare, e anche come pastorale giovanile diocesana si sono organizzati in maniera regionale, quindi hanno cercato di fare un bel gruppo e di poter, ecco, organizzare un pacchetto molto anche nutrito, con un gemellaggio anche in una diocesi. Però ecco, è importante, no? Io sono cresciuto con le GMG, possiamo dire, e ho partecipato fisicamente alla GMG a Madrid, alla GMG a Cracovia, e ho ricordi bellissimi. E anche nonostante gli imprevisti di quei momenti, ricordo la grande pioggia a Madrid, oppure ricordo un po' alcune piccoli intoppi di percorso a Cracovia, però la gioia di stare insieme, la gioia di stare con Pietro, il Papa, la gioia di condividere con tanti giovani di tutto il mondo un'unica persona che si chiama Gesù di Nazareth, questo ti accomuna. Allora lì non ti separa più né lingua, non ti separa più la cultura, non ti separa più il colore della pelle, niente più ti separa, perché ti unisce veramente un nome che è Gesù di Nazareth, e questo l'ho percepito veramente, si percepisce e lo sai perfettamente. Certo. In un minuto, perché poi dopo vorremmo vedere insieme un servizio proprio dei volontari della GMG che in questo momento stanno operando e preparando la GMG a Lisbona. C'è una ragazza, Maria Elena, che dirà proprio due parole proprio sul messaggio del Papa. In due battute, ci sono differenze tra i giovani
del nord, i giovani toscani, ecco, i giovani che hanno fatto parte un po' della tua vita, e i giovani calabresi, ci sono delle differenze? O i giovani hanno tutti la stessa... Allora, la cosa che li accomuna è la bellezza, cioè tutti i giovani sono belli perché hanno voglia di vivere. La cosa che li differenzia forse chiaramente è la cultura, cioè anche lì dove sono innestati. I giovani toscani, ma così come i giovani del nord Italia, del centro, ecco, sono giovani che sono attaccati alla realtà dove abitano e lì forse trovano anche tante situazioni dove poter commettersi in gioco dal punto di vista degli studi, penso ai poli universitari che ci sono, ma anche dal punto di vista lavorativo. La sofferenza che ho visto nei giovani calabresi, ai quali mi sto veramente mettendo in gioco con loro e per loro, è proprio quelli di farli rimanere, cioè io spesso dico a loro, io non sono qui per obbligarvi a rimanere qui, ma io sono qui per aiutarvi ad amare questa terra, che è una terra che ha bisogno di amore, perché è bellissima. Io l'amore che mi stanno donando a me, che mi vedono tra virgolette estraneo, però ormai adesso uno di loro, è tantissimo. E questo amore io cerco di ridarlo, di riconsegnarlo a tanti giovani che forse da quella terra vogliono scappare. E in queste tue parole io vedo davvero la conferma di quello che ha detto il Papa. Intanto vediamo questo servizio proprio della Pastorale Giovanile Italiana. Ciao a tutti, sono Maria Elena. Oggi ci alziamo con la fretta di Maria, degli Apostoli e delle donne che per primi hanno visto Gesù appena risorto. Nella gioia della Pasqua, questo è il Minuto GMG. Maria si alzò e andò in fretta. Questa è la citazione biblica scelta da Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù, che per la prima volta si terrà qui a Lisbona. Maria di Nazareth è la grande figura del cammino cristiano che ci insegna a dire sì. Lei, l'influencer di Dio. Nell'episodio biblico della Visitazione, l'azione di alzarsi presenta Maria come donna di carità e missionaria. La GMG non è un semplice evento, è un incontro con Gesù. L'invito che tutti riceviamo è quello di essere testimoni della presenza di Cristo, attivi e missionari come Maria. Dove ci manda Gesù non ci sono confini, dice il Papa. Quindi alzati e per mano di Maria ci vediamo a Lisbona. Siamo in cammino, alla prossima. Senti Michele, abbiamo proprio un minuto esatto. Mi ha colpito questa espressione che ha ripreso poi Maria Elena dal Papa. Dove ci manda Gesù non ci sono confini. Tu hai varcato i tuoi confini, no? E sei andato in terra di Calabria. Hai trovato altri confini? Allora, ho varcato un bel confine, perché se io vedo il Michele di tanti anni fa, ero molto attaccato ai confini, cioè non volevo oltrepassare, forse per paura, eccetera. Poi chiaramente crescendo, maturando, eccetera. Arrivando in terra calabrese, il confine forse che ho trovato, seppur invisibile, non ecco, materiale o plasticamente realizzato, è il confine di riconoscere, di non riconoscere anzi, in quella terra dei frutti buoni che ci sono, ma non si vedono. E quindi è un limite, no? Quindi è un confine che forse anche le giovani generazioni hanno, non riconoscendo nella loro terra un dono che c'è, però va saputo riconoscere, va saputo... dargli un nome, ecco, una volta quando si dà il nome a una persona o a un qualcosa, si sa riconoscere e a quel punto si può prendere in mano e devi costruire. Continuiamo a parlarne, ecco, a riconoscere questi doni subito dopo la pubblicità. Ed eccoci qui davvero rigorosamente in diretta, anche con le nostre piccole defiance, ma è bella proprio la diretta perché crea quel pathos, quella passione, ma anche crea proprio quella empatia con voi che con tanta davvero passione anche ci ascoltate e ci seguite. Anzi, a proposito, davvero insieme con i nostri ospiti cogliamo l'occasione per ringraziarvi per l'affetto, la stima e anche la comprensione con la quale anche ci seguite.
Noi qui un po' ci sforziamo anche di portare il Vangelo con semplicità. Lo stiamo facendo oggi, ecco, attraverso anche il sorriso di questi nostri fratelli, di Fra Sajan, di Fra Ginun e di Don Michele. Grazie per essere qui, ma anche grazie proprio a nome di tutti coloro che ci ascoltano, soprattutto gli ammalati e gli anziani. Continuiamo a parlare proprio di questo tema abbastanza alto, no? Quello del martirio. E oggi il Papa ha detto questo, che sono tanti i martiri del nostro tempo. Mai uccidere nel nome di Dio, ma insieme si può dare la vita gli uni per gli altri. Ascoltiamo. I martiri ci mostrano che ogni cristiano è chiamato alla testimonianza della vita, anche quando non arriva l'effusione del sangue, facendo di se stesso un dono a Dio e ai fratelli a imitazione di Gesù. Penso ad esempio allo Yemen, una terra da molti anni ferita da una guerra terribile, dimenticata, che ha fatto tanti morti e che ancora oggi fa soffrire tanta gente, specialmente i bambini. E nel luglio del 98, suor Aletta, suor Celia e suor Michael, mentre tornavano a casa dopo la messa, sono state uccise da un fanatico, perché erano cristiane. Più recentemente, poco dopo l'inizio del conflitto ora in corso, nel marzo del 2016, suor Anselm, suor Margherite, suor Reginette e suor Giuditta sono state uccise insieme ad alcuni laici che le aiutavano nell'opera della carità tra gli ultimi. Sono i martiri del nostro tempo. Tra questi laici uccisi, oltre ai cristiani, c'erano fedeli musulmani che lavoravano con le suore. Ci commuove vedere come la testimonianza del sangue possa accomunare persone di religioni diverse. Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per Lui siamo tutti fratelli e sorelle, ma insieme si può dare la vita per gli altri. Insieme si può dare la vita per gli altri. Noi pensiamo che il martirio riguardi solo la fede cattolica, no? La fede di coloro che credono in Cristo. E invece queste sorelle che erano sorelle missionarie della carità, quindi il pensiero va subito a Madre Teresa, alla cara terra dell'India, la vostra cara terra. Ecco, ci riporta davvero ad un confronto, ad un dialogo con le religioni. Fra Gino, tu vieni da questa terra del Kerala, ecco, com'è il dialogo proprio con le altre religioni, proprio nella tua terra? Nella nostra terra, e soprattutto a Kerala, non ci sono tanti problemi, ma al nord India c'è sempre il problema, perché con il colonialismo è arrivato i missionari e poi quella ferita non è ancora guarita. E quindi c'è sempre il problema al nord, ma al sud più o meno diciamo che noi viviamo con tranquillità delle religioni e poi anche noi contribuiamo qualcosa anche per le altre religioni e poi noi incontriamo qualche volta quando noi facciamo qualche festa e poi al sud si vive con un po' di tranquillità, la pace e poi anche noi viviamo con la pace di Gesù, condividiamo quell'amore con tutte le altre religioni. E invece le suore della carità, le missionarie della carità nella vostra terra sono presenti, operano nel vostro territorio? Sono presenti, ma al nord sono più forti, come quella carità che ci vuole soprattutto al nord, siccome c'è anche il problema con le altre religioni. Ci sono. Don Michele, io pensavo anche questo, no? Noi quando pensiamo al martirio, l'ho detto prima, pensiamo a questo confronto con Gesù. Invece questo è un chiaro esempio di martirio che il Papa ha voluto proprio citare come qualcosa che non separa, non ci divide, ma accomuna anche le diverse fedi, perché tutti siamo chiamati a dimostrare e a vivere nello stesso amore. Questo magari anche nella terra in cui tu ti trovi, no? Come lo vivi? Magari una tua parola, un tuo pensiero su questo. Allora, come dicevo prima anche, no? La terra di Calabria è una terra bella perché anche ricca di
anche di doni del creato, se così vogliamo. Io lì ho imparato a conoscere ad esempio il bergamotto, ma anche ricca di persone che lì dove sono chiamati a vivere, negli impegni, nei vari impegni, lì ecco, vogliono dare la vita, cioè si mettono in gioco. E anche lì, proprio a Reggio, dove ho continuato la mia esperienza già iniziata in precedenza nel mio cammino di formazione con le suore di Madre Teresa, che lì stanno svolgendo anche un servizio di testimonianza, forse tra virgolette lo potremmo chiamare il loro martirio quotidiano, perché lì certo. Stanno ospitando circa 20-30 persone, uomini, che non saprebbero dove dormire, non saprebbero dove mangiare. Al di là della loro fede. Al di là della loro fede, certamente. Religione. Anzi, forse nessuno è cristiano, se non forse due o tre, ecco, se non ricordo male. Però ecco, al di là della loro fede, al di là della loro religione, queste persone riconoscono in quelle donne che vedono pregare dalla mattina alla sera, perché così è, perché la preghiera passa sempre avanti a tutto per loro, che se poi si trasforma in carità, ecco, vedono delle mamme, vedono delle persone veramente che con la loro bellezza anche di donna, ecco, riescono a riprendere la loro vita e quindi le curano in tutto e per tutto, dalla pulizia all'igiene, al cibo, anche a lavoretti, perché per Natale, per Pasqua, ecco, realizzano queste piccole opere fatte con le loro mani, semplici. Mi hanno regalato un presepe per Natale, ma che mi ha fatto commuovere questo presepe, perché era fatto con le cassette della frutta e della verdura che ricevevano come provvidenza. Ecco, siccome la provvidenza, giustamente le suore dicono, è Dio che dà la provvidenza, San Gaetano da Thiene diceva che non dobbiamo sfidare la provvidenza, perché ti risponderà con gli schiaffi dell'abbondanza. Ecco, questa provvidenza che a loro arriva nella frutta e nella verdura, ecco, queste cassette che contengono la provvidenza ti vengono restituite come, ecco, la culla di colui che si fa provvidenza alla nostra vita, no? Che è Gesù stesso. E questo veramente mi ha commosso tantissimo. Bellissimo. Ed è veramente bello, è una testimonianza alta che danno a tutti noi, anche ai preti. Questo è bello. Grazie, grazie Michele. Intanto con voi voglio proprio vedere e ascoltare ciò che disse il Papa, perché lui è rimasto molto impressionato dal martirio di queste sorelle. Lo ha citato oggi, ma è stato anche argomento anche di un Angelus, esattamente l'Angelus del 6 marzo del 2016. Ascoltiamo proprio ciò che disse in quell'occasione il Papa. Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle missionarie della carità per il grave lutto che le ha colpite due giorni fa con l'uccisione di quattro religiose ad Aden, nello Yemen, dove assistevano gli anziani. Prego per loro e per le altre persone uccise nell'attacco e per i familiari. Questi sono i martiri di oggi. E queste non sono copertina dei giornali, non sono notizie. Questi danno il suo sangue per la Chiesa. Questi sono vittime dell'attacco di quelli che li hanno uccisi e anche dell'indifferenza, di questa globalizzazione dell'indifferenza, che non importa. Santo Padre ha parlato dell'indifferenza e Madre Teresa diceva che l'indifferenza è il più grande male che affligge l'umanità. Se poi parliamo di misericordia, la parola stessa ci indica il cuore, ci porta al cuore. Sembra che due delle suore siano state colpite direttamente al cuore. Quindi è una questione di cuore. L'indifferenza ci fa morire dentro. La misericordia rende vivo il cuore. Quindi possiamo solo rispondere con il cuore. A quello che sembra violenza, attacco,
attacco, aggressività e anche indifferenza si può solo rispondere con la misericordia, quindi con il cuore, una scelta del cuore. E più perdoniamo, più siamo perdonati. Più viviamo e doniamo misericordia, più riceviamo la misericordia. Davvero parole che non hanno commento. Intanto voglio ancora ringraziarvi. So che siete venuti qui con tanto timore, il timore della lingua, però vi assicuro, guardate, cari fratelli, che parlano e comunicano più i vostri sorrisi di ogni altra parola. Davvero vi ringrazio. Vi ringrazio ancora per quello che state facendo in questi giorni anche nel nostro santuario. Queste sorelle sono state colpite al cuore. Sajan, che cosa ti provoca sapere che ci sono delle donne, degli uomini capaci di amare a tal punto anche da perdonare i propri aguzzini, come ha detto oggi il Papa? Certo, come dice il Vangelo, Dio è amore. Quando siamo radicati più profondamente in Gesù, non possiamo fare le retromarce. Quindi l'altra espressione dell'amore è di dare la propria vita. Certo, la nostra relazione personale, intimo con Cristo, ci permette, ci spinge di dare anche la propria vita. Quindi tutto dipende dal nostro rapporto con Gesù. Yes. Ecco, intanto su questa espressione ci lasciamo e ci diamo subito appuntamento per l'ultima parte dopo la pubblicità. E siamo qui in diretta, l'ultima tranche di questo nostro dialogo insieme. Stiamo dialogando proprio e riflettendo sul senso del martirio. E Papa Francesco ha concluso con questa espressione la catechesi di oggi. Ha detto: tutti i santi e le sante martiri siano semi di pace e di riconciliazione tra i popoli per un mondo più umano e fraterno. L'ultima domanda. Secondo voi, per un mondo più umano e fraterno, qual è la testimonianza? Qual è la cosa che serve? Secondo te, Gino? Secondo me, io sono convinto che Dio è amore, il suo carattere è la misericordia. Quindi questo mondo ha bisogno della misericordia. Quindi, per capire bene qual è la misericordia, anche se noi non meritiamo ancora, Lui ci dona. E quindi ogni giorno noi gustiamo la sua misericordia e quindi anche abbiamo un dovere. Anche loro non meritano, dobbiamo dare la stessa misericordia. Non della giustizia. La giustizia, tutto quello che tu meriti, io dono. Ma la misericordia, anche se noi non meritiamo, Dio mi dona. E quindi nei confronti delle altre persone, io penso che questo mondo ha bisogno della misericordia. Anche se loro non meritano, dobbiamo dare la stessa misericordia. Per te, Sajan? Io direi accoglienza. Dio ci accoglie nonostante i nostri difetti e errori, quindi accogliere l'altra persona come il volto di Dio sarebbe un miglior modo per avere un più mondo umano. Grazie. Prego. A te, Michele. Ma io penso che per rendere più umano il mondo ci sia veramente necessità e bisogno di un esercizio che apparentemente sembra semplice, però è molto difficile, cioè avere il coraggio di guardarsi negli occhi. Perché avere il coraggio di guardarsi negli occhi significa abbattere l'indifferenza. Don Tonino Bello diceva che il contrario dell'amore non è l'odio, ma è l'indifferenza. E questa uccide, come abbiamo sentito anche poco fa. Quindi si è più umani nella misura in cui sappiamo sempre più guardarci negli occhi, perché gli occhi parlano. In un periodo in cui solo gli occhi potevano parlare perché portavamo le mascherine, forse avevamo imparato a guardarci negli occhi, ma adesso non so adesso come stiamo messi a questo. Dobbiamo imparare a guardarci negli occhi perché gli occhi parlano, gli occhi sono lo specchio del cuore e il cuore è il tabernacolo dell'amore. Quindi gli occhi, se parlano e se ci guardiamo negli occhi, donano amore, anche soltanto gli occhi, più anche a volte dei gesti. Hai citato anche Don Tonino, lo vogliamo ricordare perché esattamente domani, 20 esatto. aprile, ricorre il 30° anniversario della sua morte. Quindi
Vogliamo anche ricordare davvero questo grande pastore, venerabile, riconosciuto venerabile dalla Chiesa e speriamo, ecco, presto riconosciuto proprio nella sua santità. Intanto, ecco, io approfitto proprio per dirvi grazie ancora una volta per essere stati qui a farmi compagnia, a darmi coraggio, perché per me non è sempre facile stare qui dinanzi alle telecamere, però ciò che ci spinge a stare qui è sempre la passione, ecco, lo zelo apostolico, come sta dicendo il Papa, di comunicare il Vangelo e di comunicare anche la bellezza della nostra fraternità, sì, certo. Perché ecco, anche gli altri oggi, coloro che ci seguono, hanno potuto aver modo anche di vedere che c'è una stima, c'è un bene, c'è un affetto fraterno, ecco, siamo uniti nel nome di San Francesco. Ora voglio davvero passare subito a presentare il prossimo video con il quale anche ci salutiamo, che è il video di Dario Reda, La parola ai giovani, dove lui, ecco, ci illustrerà il tema della prossima domenica, la pagina bellissima di Luca, il Vangelo dei discepoli di Emmaus. Questi due discepoli che incontrano il risorto tornano tristi da Gerusalemme verso Emmaus, ma Gesù si fa loro compagno di viaggio e illumina i loro occhi, come hai detto tu, apre i loro occhi e lo possono riconoscere nello spezzare il pane. Ecco, buona domenica a tutti e a tutti quanti voi rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana. Pace e bene. Ciao ragazzi, settimana scorsa eravamo tutti Tommaso, mio e tuo gemello Didimo. In questa domenica invece, terza di Pasqua, c'è l'episodio dei discepoli di Emmaus e di uno dei due discepoli ci viene detto il nome, Cleopa, dell'altro no, per un motivo ben preciso, perché dobbiamo immedesimarci in lui. Sono io il compagno di Cleopa, sei tu il compagno di Cleopa. Ma in quale situazione siamo lui? Siamo uno dei due discepoli di Emmaus? Una risposta molto secca. Tutte le volte che mi creo delle aspettative su Dio. Gesù si avvicina e camminava con loro. Che meraviglia questa delicatezza e questa carezza del Signore. Cammina con te, non si impone, non dice segui il mio passo, ma si adatta al tuo ed è sinonimo di amore, l'adattamento così alto e bello. Che carezza! Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ecco il centro del Vangelo. I loro occhi erano impediti nel riconoscerlo. Cos'è che impediva ai due discepoli, Cleopa e io, Cleopa e te, nel riconoscere Gesù? Le aspettative. Quante volte ci siamo creati delle aspettative su una persona e anche su Dio? Dio dovrebbe fare questo per me. E quante volte, ti dico già, tutte quante le volte che ci creiamo delle aspettative su Dio verranno deluse. Sono le aspettative che deludono sempre su Dio. Sono le aspettative che rendono i due discepoli di Emmaus ciechi. Sono le aspettative che ti chiudono in te stesso. Il loro volto era triste. Sono le aspettative che rendono tristi. E prova a pensarci un attimo. Aspettativa e fede sono due cose completamente opposte, è una il contrario dell'altra. Aspettativa è io mi aspetto qualcosa da te, fede è io mi fido di te, fai di me quel che vuoi, è il contrario. Come possiamo crearci delle aspettative su Dio se diciamo di avere fede? Come? E mentre camminano i due discepoli spiegano per filo e per segno la storia di Gesù a Gesù stesso che non riconoscono. Cleopa e Dario, Cleopa e te, spiegano come le cose sarebbero dovute andare. Strano Gesù che anche tu non sia triste, cavolo. Ma la storia la sanno bene, sì, ma fino ad un certo punto tutto bene fino alla morte, non conoscono la risurrezione e ti chiedo e mi chiedo assieme a te, a che cosa serve una storia a metà?
a che cosa serve una storia senza il finale? A che cosa serve la vita di Gesù Cristo senza la risurrezione? Tutto qui. Quante volte diciamo noi è finita, sono triste, non doveva andare così. Ma chi lo dice che è la fine? Perché scegli tu? Perché ti sei creato delle aspettative forse, ancora, verso una persona o verso Dio? Ma davvero è la fine? E davvero dici di avere fede? E un po' alla volta però il loro cuore, sì sì, quello di Cleopa e il mio e il tuo, si scioglie, si scalda. E arriva una frase bellissima che Gesù vuole sentirsi dire da me e da te. Resta con noi, che poi è diventato uno dei più bei canti. Resta con noi. Gesù non si impone ancora una volta, accarezza, come all'inizio, cammina con te, non impone il suo passo. Vuole sentirsi desiderato, resta con noi, non sceglie lui di rimanere. Resta con noi, non aspetta altro il Signore, che tu gli chieda resta con me, Signore. Ed è proprio il sinonimo dell'amore, non si impone, sceglie il tuo passo, non si impone, rimane solo se tu glielo chiedi, resta con noi. Il cuore dei due discepoli, di Cleopa e di Dario, di Cleopa e tuo, comincia a scaldarsi e l'emblema è poche righe dopo, i loro occhi si aprono, lo riconoscono nello spezzare il pane. I loro occhi si aprono. Erano impediti nel vederlo dalle aspettative deluse. I loro occhi vedono dalla fede. Le aspettative rendono ciechi. La fede fa vedere. L'amore vero fa vedere. L'amore vero libera gli occhi. Ti rende libero, anche lo sguardo è libero, ti permette di vedere Gesù Cristo. Aspettative rendono ciechi, la fede fa vedere, l'amore, che è sinonimo di fede, fa vedere, mi fido di te. Ah, vedo, che meraviglia! Gesù, settimana scorsa ero Didimo, questa settimana sono il compagno di Cleopa. Troppe volte mi sono fatto aspettative su Dio, su di te, Signore. Le cose devono andare così. E questo mi rende cieco, mi ha reso cieco. Non mi permetteva di vedere chi eri veramente. Non mi permetteva di vederti anche se eri accanto a me, camminavi con me. Ma il tuo amore, il tuo camminare con me, mi ha sciolto il cuore, me l'ha fatto ardere di nuovo. E mi ha permesso di vederti e di riconoscerti nello spezzare il pane, il più alto gesto d'amore della storia. Grazie Signore perché ti adatti al mio ritmo, lento o veloce che sia. Grazie Signore perché non ti imponi, ma chiedi a me di chiederti di restare. E grazie compagno Cleopa, perché anche grazie a te ho avuto la forza di chiedere al Signore di restare. Grazie per aver condiviso con me, compagno Cleopa, le delusioni delle aspettative e la gioia dell'incontro con Cristo risorto. Buon cammino verso la Pentecoste in questo tempo pasquale e buona domenica.